Sì, anno nuovo, vita nuova, no? Al di là di questo, credo che ho avuto la possibilità anche di lavorarci bene con, tra virgolette, quei nuovi, anche se li conoscevo già come calciatori, sono giocatori che hanno fatto categoria. Moretti viene da quasi 2 mesi e qualcosa che non ha mai giocato, deve ritrovare un attimo la condizione. La Valone ha giocato l'ultima partita. Ma più che altro, più convinzione, ecco, quello che ho notato da parte dei ragazzi, la convinzione anche dell'ultima partita che noi abbiamo fatto a Latina. Credo che, come hai detto tu, scusa se ti ho dato del tu, c'è una convinzione diversa. Inizia il campionato contro una squadra che... Anche lei è una squadra molto organizzata, ben impostata, però lo siamo anche noi, insomma. Inizia un nuovo anno, inizia un nuovo campionato, è un campionato importante per noi, perché da oggi in poi non è che possiamo concedere più niente, dobbiamo cercare in tutte le maniere, attraverso il gioco, attraverso le strutture che stiamo facendo, di poter dare anche una grande soddisfazione a noi stessi, al pubblico e alla società. Ecco Walter, in effetti è sempre molto difficile cominciare ex novo, perché di annodare i fili di 3 settimane di sosta, insomma, è sempre un'incognita con un grosso punto interrogativo, insomma. Però in ogni caso è innegabile che se i tuoi ragazzi entrassero in campo così come sono usciti dal campo di Latina con lo stesso picchio mentale, ma perché no, anche con lo stesso rendimento tecnico-tattico, insomma, sarebbe un bel punto di ripartenza, no? Sì, indubbiamente, io voglio che la squadra capisca quanto è importante sta avversario sul campo, ma quanto è importante anche far gol, far vincere, perché lo scopo di tutti è quella di creare una struttura, di creare una squadra, ma convinti di ottenere il massimo dei risultati, sapendo benissimo le difficoltà che ci sono. È ovvio che siamo in una ricerca di una salita che è sempre dura, no? La Serie B la conosco molto bene. Però ci ho lavorato, come dicevamo prima, io sono convinto che possiamo uscirne con fatica, ma usciremo da questa situazione. Visto che questa settimana abbiamo visto che avete lavorato davvero tanto al ritmo di 2 sedute al giorno, lo si è visto un po' anche sabato nel test contro la Casertana, si era imballato da un punto di vista fisico, al di là che si è approcciato ovviamente male la partita da un punto di vista mentale, parliamo però ovviamente di un'amichevole. Che Avellino vedremo a Brescia? Un Avellino in palla fisicamente ancora reduce dalle scorie di questa preparazione abbastanza dura? Ma direi, come hai detto, insomma, abbiamo dovuto lavorare 2 volte al giorno, perché a me piace molto che la squadra stia bene fisicamente, la squadra sta bene tatticamente. Mi sono anche arrabbiato la partita che noi abbiamo perso, non è che sono contento. Io non voglio perdere le partite, però devo dire che le gambe non andavano, mancavano, però le strutture c'erano, però fino a un certo punto. È il carattere che in queste partite che viene a mancare, la squadra avversaria ha più cattiveria, noi invece dobbiamo averne anche nell'amichevole. Però devo dire che le gambe in questa settimana hanno risposto abbastanza bene. L'approccio con la gara, io credo che ci siamo, che possiamo far bene. Incontriamo una squadra che tatticamente è una squadra bene organizzata. Però sono convinto che se noi riusciamo a capire quanto è bello e importante far gol, dopo diventa un po' tutto più facile. Conosci bene la Serie B, conosci bene anche il mercato e le sue difficoltà. Siamo a 20 giorni di calciomercato, c'è stato un rafforzamento, un indebolimento, ti aspetti qualcosa nei prossimi 10 giorni? Sì, scusa se ti ho interrotto. Beh, è ovvio che la società sta lavorando, ma diciamo subito che sono contento di quelli che sono arrivati, di Moretti e di Lanzini, però aspetto qualcosa, è normale questo, la società si sta lavorando. La cosa che mi ha dato molto fastidio è quella che hanno rifiutato Avellino.
quello mi ha dato molto fastidio, perché Avellino, noi siamo terzultimi, ma non è detto che saremo sempre terzultimi. Sono convinto che le strutture per far bene ci sono. È ovvio che la società si sta adoperando per prendermi quello che ho bisogno, perché d'altronde abbiamo bisogno di un aiuto, è normale che ci sia. Però la cosa che mi ha dato fastidio è questo. Noi siamo una piazza molto importante. Siamo una piazza che il passato, ma c'è anche il presente che è importante, perché molti vedono la classifica in questa maniera, però devo dire che la classifica dell'Avellino cambierà sicuramente, ma la cosa importante è chi viene ad Avellino deve venire con entusiasmo di poter lottare, come è arrivato anche il portiere con grandissimo entusiasmo, come è arrivato lo stesso Moretti, come la Varone, devono arrivare gli altri due o tre, quello che sarà, non so cosa ci porterà a Befana, è andata via. L'anno nuovo. Mister, una curiosità soltanto. Le condizioni atletiche dei due nuovi arrivati, se sono al 50%, al 60%, al 70%, e le condizioni di Castagna? Allora, per quanto riguarda il nuovo, direi Moretti ha bisogno di lavorarci. Però sono convinto di un giro di poco. Tanto ieri gli ho dato una possibilità di giocare e si è visto le sue qualità. La Verone invece bene anche a sinistra. Io credo che... Io avevo un allenatore che si chiamava Lidon, no? Quando sono andato a Milano mi ha detto: Walter, scegli una maglia. No, la maglia mister me la deve dare lei, insomma. Per dire che la Varone, come l'ho messo lì, devo dire che ha fatto bene e sono convinto che possa far bene. Per quanto riguarda Castaldo, devo valutare domani mattina, perché c'è questa piccola distrazione al polpaccio e domani mattina dovrei valutarla insieme col dottore. Ecco. Comunque il Brescia è una squadra che ha più difficoltà in casa che fuori casa. Sì, il Brescia, adesso arriva tutto nuovo, no? Come... vediamo. Ha preso pure Morosini, al di là di aver preso Mauro, comunque Morosini è la prima che... Sì, ha preso Mauro, un giocatore che è un giocatore che ha una certa età, ma un giocatore che ha esperienza tale negli inserimenti. Hanno giocatori importanti anche loro come Caraccio, però anche noi ce l'abbiamo. Però devo dire che abbiamo lavorato bene. Scusa. Buonasera, oltre al mercato dell'entrata volevo chiedere le cessioni di Mobulu e Fratalli. Dubbioso ha detto, mi dovrà confermare che trova fatto Avellino, che è soddisfatto del mercato, anche come ha incassato queste cessioni, forse sono tutti un po' di esperienza da Avellino. Io faccio l'allenatore, cerco di fare il meglio possibile. Per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita, è ovvio che l'allenatore ha un compito anche lui, devo dire che questi due giocatori hanno espresso il desiderio di andare a giocare in un'altra parte, benissimo, e devo dire che sono due ragazzi bravissimi sotto l'aspetto sia del lavoro sia moralmente, però sono arrivati anche dei giocatori importanti. Soddisfatto del mercato? Devo dire che aspettiamo qualcos'altro, quello è fuori dubbio, la società si sta lavorando, come ho detto prima ai suoi colleghi. La cosa che mi dà fastidio è che Avellino è una società seria, una città seria, e chi viene qua deve capire che qua abbiamo tutto quello che può poter far bene, punto. Se come lei ha notato, non ha, io lo lascio una certa libertà, no? Perché è un giocatore che le qualità di Daniele devono essere libere, però lo sta facendo in una maniera straordinaria.
Devo dire che domani valuteremo anche questo. Prima di dire una cosa o l'altra, valutiamo anche Castaldo, che è un giocatore importante, un giocatore che al di là è un giocatore che, per esempio, a Latina ha fatto una grandissima partita, un giocatore che è straordinario sotto questo aspetto, sotto l'aspetto della copertura esterna quando gioco a tre, perché quando mi difendo in una maniera, quando attacco, attacco in una maniera diversa, e lui è un giocatore importante. Ecco. Mi starebbe tornando per un secondo al mercato, che sarebbe stato un calcio mercato difficile, lo si sapeva soprattutto all'inizio di questo mese, però più volte ci siamo soffermati su un aspetto, dicendo conterà molto anche la PIL di Novellino in panchina. Quanto è inciso questo fattore finora e quanto inciderà soprattutto nei prossimi giorni di calcio mercato? A tal proposito, visto che lei ha detto ci sono dei giocatori che hanno rifiutato, ce n'è uno in particolare che invece è prossimo ormai a ritornare qui in Irpinia, molto volentieri, è disposto anche a debuttarsi in calcio, ovviamente parliamo di Felice Vano. Ma io credo che dipende molto, le scelte di non dipendono per, secondo me dai proprio, dal proprio giocatore, ma dipendono proprio dai procuratori, perché il nostro è un mondo abbastanza strano. Io, come dicevo prima, voglio gente motivata. La persona che lei, che tu hai detto, scusami, se hanno grande motivazione le porte sono aperte. Se non c'è motivazione le porte sono chiuse.